E Alessia Pipino, 16 anni di Castel di Sangro, la vincitrice del concorso La Dama per la Giostra, la sua prima edizione. La prima dama, che si è aggiudicata anche la fascia Dama Romantica, la magia dei confetti, sfilerà indossando un abito disegnato dallo stilista Alessandro Pischedda nel corteo storico della 21ª Giostra Cavalleresca di Sulmona, che si svolgerà il 25 e 26 luglio accanto alla regina Giovanna d'Aragona, che sarà impersonata anche quest'anno da un personaggio famoso dello spettacolo. Ad incoronare la prima dama è stato il vice sindaco del comune di Sulmona, Luisa Taglieri, nell'evento che si è svolto ieri domenica 24 maggio nel Teatro Maria Caniglia di Sulmona, tra spettacoli con trampolieri, musica e danza, nella giornata conclusiva dopo la fase eliminatoria di sabato 23 maggio. «Sono molto contenta, non me l'aspettavo», ha commentato la vincitrice, il cui sogno nel cassetto è diventare un'affermata stilista. «Non è la prima volta che partecipo a un concorso di bellezza, ma oggi sono molto emozionata». Allora, Alessia è la prima dama della giostra, contenta di questo successo? Sì, tantissimo. Beh, diciamo un esordio anche nel corteo, perché non hai mai sfilato finora? No, sì, non ho mai sfilato e quindi è la prima volta. Sì. Un bel traguardo. Sì, una bella vittoria. Auspichiamo delle edizioni con presenze più numerose, ma lo spettacolo è stato meraviglioso. E sicuramente ha vinto una bella ragazza, ma in realtà erano tutte bellissime. E questa è la prima novità dell'edizione 2015 della Giostra. Con questo concorso per la prima volta abbiamo voluto rendere ufficiale la scelta della prima dama con una cerimonia in una cornice importante come il Teatro Caniglia, ha affermato il commissario reggente e presidente di giuria Maurizio Antonini. Noi ce l'abbiamo messa tutta, la scelta della dama sicuramente non è stata facile perché erano tutte ragazze bellissime a cui abbiamo già chiesto di poter partecipare come dame alla sfilata della Giostra Cavalleresca di Sulmona. Cinque le fasce consegnate alle ragazze scelte tra le 10 finaliste, le quali hanno mostrato bellezza e portamento indossando un abito rinascimentale. Oltre alla fascia conquistata dalla prima dama, quella di dama del pubblico andrà a Lorenza Spinosa, 18 anni di Sulmona, mentre il titolo di eleganza Bonifazi è stato vinto da Federica Di Tommaso, 37 anni di Sulmona. La fascia di dama bellezza alla cremeria è stata conferita a Lodovica Barbareschi, 20 anni di Sulmona, la dama incarnato invece a Laura Veneto, 18 anni di Sulmona. A scegliere la Madonna è stata la giuria presieduta dal commissario reggente dell'Associazione Giostra Cavalleresca, Maurizio Antonini, e composta dallo stilista Alessandro Pischedda, costumista sulmonese della Giostra da 21 anni, da Romano Raponi, costumista di Giulianova per il Carnevale di Venezia, Francesco Cipriani, sulmonese cultura di danze rinascimentali, Walter Siccardi di Acquiterne, componente della commissione storica della Giostra. L'evento organizzato dall'Associazione Giostra Cavalleresca in collaborazione con Emma Carfanini dell'Associazione Eventi Tra Noi, con il patrocinio di Comune, Provincia e Regione, Federazione Italiana Giochi Storici, con il contributo della Fondazione Carispa, che è stato presentato da Ada Diani in sinergia con Angelo Merola, storica voce della Giostra. La cosa bella di questo concorso è che era aperto a tutte le donne, infatti abbiamo visto in passerella anche donne sui 40 anni, niente, è stata una bella emozione, veramente tante belle ragazze.